il dottor Di Lauro, no? Che parlando con lui, siccome qui siamo nell'ospedale di San Pio, no? San Pio diceva che se al letto dell'ammalato non si dà all'amore, nessuna cura funziona. Quindi per voi è proprio un modo di lavorare? Sì, direi di sì. Cioè, oltre che gocce di tipo medicale, anche gocce di tipo gocce d'amore. Ovviamente, e questo è valido soprattutto per situazioni tipo quelle della bambina, in cui sono situazioni che si protraggono nel tempo. E quindi al di là dell'impegno clinico, importante soprattutto nelle prime fasi, però poi soprattutto queste situazioni vanno avanti grazie all'affetto, grazie all'impegno di persone tipo Sor Noemi, che ha dedicato la sua terza giovinezza, neanche dire la seconda, dietro la bambina. Sor Noemi, sì. Certo. Carmen, scusami, abbiamo ancora un minuto, però gocce d'amore ci piace moltissimo. Io vedo lì questa famiglia numerosissima, la famiglia di Maria, che devo dire nella sfortuna della malattia ha avuto la fortuna di trovare tanta gente che la ama, vero? San Pio è sicuramente, esatto, molto orgoglioso dei suoi figli. In fondo il grande capofamiglia di tutto questo è proprio lui, e si vede, se ne vede il tratto umano così profondo che fa dimenticare il dolore a fronte di tanto. È bellissimo poter raccontare queste storie. Io vorrei